tutti, benvenuti alla festa di raccolta fondi Parma Amatrice. Grazie della vostra numerosissima presenza. Mi presento, sono Ines Seletti, presidente di ADAS FIDAS Provinciale di Parma, l'associazione dei donatori di sangue. Questo evento si è realizzato grazie all'importante contributo del ristorante Altramezzo, della disponibilità della Virtus, che ci ha permesso di farla in brevissimo tempo. Volevo dirvi che abbiamo già superato le 400 persone per questa serata, per cui siamo felicissimi. Ringraziamo il Comune di Parma, il Comune di Pellegrino Parmense il Parma Calcio che ci sta affiancando in questa bellissima manifestazione. Sappiate che tutto quello che stasera incasseremo verrà utilizzato per comprare direttamente ciò che serve. Stiamo aspettando i volontari della Croce Gialla che stamattina sono partiti alle 5 per consegnare le prime cose che abbiamo comperato in anticipo, fiduciosi che l'evento avrebbe avuto successo. Abbiamo già mandato degli armadi di tessuto, perché le persone che vivono nelle tende ci hanno richiesto direttamente di avere questi armadi perché non sanno dove appoggiare la roba nelle loro tende dove stanno vivendo attualmente. L'idea dei contributi, l'idea era di utilizzare i contributi, ma ci dirà direttamente il sindaco di Amatrice se può essere un'idea valida, era quella di aiutare i bambini che dovranno iniziare l'anno scolastico in questo modulo che sta per essere edificato, fornendo loro tutto il materiale scolastico e per la scuola e per i bambini, zaini, matite, quaderno, tutto ciò che può servire per farli iniziare. Questa era l'idea, però aspettiamo il rientro dei rappresentanti della Croce Gialla affinché ci dicano direttamente che cosa può servire. Lo scopo era portare la roba senza avere persone in mezzo o associazioni, o comunque dare un contributo diretto. Sarà nostra cura di ADAS FIDAS Provinciale di Parma, insieme a una rappresentanza del comune, andare direttamente nelle zone terremotate a consegnare la roba. Per cui ci sarà un'assoluta trasparenza nel nostro sito di tutto ciò che viene speso e come viene utilizzato. Penso di aver parlato anche troppo, vi ringrazio, vi ricordo che comunque lo scopo è anche di trovare nuovi donatori di sangue, perché il Centro Nazionale Sangue ci chiede di donare con regolarità per poter aiutare le zone terremotate. Per chi volesse passeranno delle persone a chiedere se vorrete diventare nuovi donatori. Per il resto io passo la parola ai miei soci in questa bellissima avventura, partendo da Federico Pizzarotti, il nostro sindaco, che ringrazio veramente per essere partecipi qua questa sera. Sì, buonasera, no, io sono io che ringrazio voi soprattutto per l'entusiasmo e per la velocità con la quale avete organizzato questo evento. Era importante esserci, partecipare, sono ben contento che ci sia pieno. Tra l'altro, a maggior ragione, sottolineo una cosa che è successa in questi giorni, cioè che all'interno dell'ANCI sono stato inserito all'interno del gruppo che controllerà anche i flussi economici che arrivano dai comuni verso le zone colpite, quindi sarà un'ulteriore possibilità di anche magari andare sul posto, visto che sono anche all'interno della Commissione Protezione Civile dell'ANCI. Quindi benvenga, sottolineo il fatto che insomma tanti parmigiani qua stasera vuol dire che abbiamo colto assolutamente quello che era il segnale. Tra l'altro alla Casa della Musica, da dove sono venuto poco tempo fa, cioè insomma pochi minuti fa, c'è invece in corso l'attività, quella del jazz, sempre per i terremotati, a offerta, quindi può essere anche un qualcosa da fare dopo che si è usciti da qua, visto che là sarà più o meno fino alle 11 di questa sera all'interno del contesto della Casa della Musica in Piazzale Salvo d'Acquisto. Quindi penso che insomma la città, oltre alle tante persone, anche tanti dipendenti comunali che sono resi disponibili per andare nelle zone colpite, per assistere non solo per quello che riguarda la parte protezione civile, ma anche per tutta la parte amministrativa, perché quando un comune viene colpito, l'abbiamo visto bene in Emilia, perde anche tutta quella parte burocratica necessaria per fare i documenti, per fare le modifiche magari di residenza, e sembra banale, invece è qualcosa che è estremamente utile. Quindi come ogni volta,
tanta generosità anche da parte dei nostri dipendenti che si recheranno nelle zone per dare il loro prezioso contributo. Quindi veramente complimenti a tutti per stasera, ma soprattutto complimenti a voi. Allora, qua non vedete le star della serata, che sono i ristoratori del Tramezzo e delle Tre Ville, perché cuochi eccezionali e stellati cucineranno per noi stasera, per cui veramente un grazie anche a loro, un grazie a tutte le aziende che hanno regalato ciò che stasera mangerete, permettendoci di dare un contributo concreto e totale ai terremotati. Ringrazio anche il Parma Calcio 1913, perché ormai questo connubio sta diventando sempre più bello. Ieri eravamo presenti con una rappresentanza durante il calcio, durante la partita di calcio vi abbiamo portato bene, per cui ringrazio assolutamente e passo la parola a Davide Giorgini, scusate. Buonasera a tutti. Dicevo, buonasera a tutti, siamo veramente contenti e orgogliosi di far parte di questa serata, perché ha un valore molto importante per noi e per la società, perché quello che è successo pochi giorni fa a Matrice purtroppo è una tragedia, ha colpito tante persone innocenti e persone comuni come noi, quindi la nostra presenza questa sera è per incentivare tutti noi e tutti voi a dare quel qualcosa in più, ad essere un po' generosi verso quelle persone che in questo momento hanno veramente bisogno di aiuto e bisogno di noi, quindi mettiamoci una mano sul cuore tutti quanti e cerchiamo di dare un vero, sincero e onesto aiuto a queste famiglie per ricostruire ciò che hanno perso. Grazie. Grazie mille. Va bene, ringraziamo tutti, auguro a tutti una buona serata, buon proseguimento. Adesso